Bene, ancora in diretta, Radio Studio 97, stiamo per salutare un altro Lido, la nostra 14ª edizione di On The Beach, il secondo appuntamento sui nostri lidi, sul nostro bellissimo litorale crotonese. Garden Lido, è stata la settimana del Garden, ci ha ospitato per i nostri classici 5 giorni, dal lunedì al venerdì. Bene, buon pomeriggio a tutti da parte di Francesco Latella, prontissimo per salutarvi e soprattutto per farvi vedere quelle che sono le tante novità del Garden Lido. Lo conosciamo benissimo, Lido storico, dove una volta, oltre alla ristorazione, c'era anche la balera, probabilmente si ballava, no, si ballava sicuramente. Ma ora vi faccio vedere un po' quelle che sono le tante novità che il Garden Lido hanno preparato, i bungalow, ma soprattutto il nuovo look, ecco che tra un po' vi faccio vedere un po', ritorno su di me, il nuovo look del Garden Lido. Parliamo di cabine, non è ancora terminato, ma anche l'anno prossimo faranno altre belle novità. Ecco il nuovo look, come vi dicevo, tanto cerchiamo di non riprendere la gente. Ecco qua, nuovo look, eccolo qua, per cabine, spogliatoi, docce. Novità per quanto riguarda il Garden Lido, eccolo qua. Stiamo facendo vedere anche un po' alcune delle cose, delle novità del Garden. Ora vi saliamo un po', guardate un po' che spettacolo di cielo. Stiamo per terminare. Ora entriamo un po', ecco, vediamo un po' cosa posso far vedere. Cerchiamo di non riprendere troppa gente. Ok, questo è un orario ovviamente. Orario questo ovviamente, eccolo qua il nostro bagnino che sta per terminare il servizio. Finito. Okay. Per oggi, domani si attacca a che ora domani? Alle 7. Domani 19. Ah no, 7 di mattina. Di mattina. In bocca al lupo, in bocca al lupo, ciao, in bocca al lupo e buon divertimento allora. Domani sì. Ci sta, ciao. Allora continuiamo ancora con la nostra diretta, ecco qui la nostra postazione da dove trasmettevamo ogni giorno. Tranquilla, easy, con il nostro bel microfonino, molto radio, continuiamo ancora. Intanto tra un po' scenderò in spiaggia, cerchiamo di evitare di riprendere persone e bimbi. Ok, perfetto, ora ecco qua, eccoci qua, quindi ora ancora con la diretta. Ora vi sto facendo vedere quello che è lo spettacolo finale di una giornata lunga, bella, calda, non tanto ventosa ma decisamente bella, la piscina naturale nel Garden Lido. Noi scendiamo ancora, vi faccio vedere le due spiagge del Garden. No, credo che uno dei due torna a casa. Ancora andiamo avanti, ecco qua, continuiamo a scendere a farvi vedere. Ecco, questa è la parte più tranquilla, no? Quando tutto è finito e terminato, si torna a casa per molti. Ecco qua. Vediamo un po'. Ecco, questa è la parte finale. Faccio vedere anche una panoramica della nostra bella città. Ovviamente continua un po'. Ora torniamo su, anzi inquadro me così andiamo più tranquilli. La nostra bella vela, la nostra bella cassa, da qui ogni giorno c'era il nostro bel segnale che continuava. Ora torniamo, torno nuovamente indietro, ritorniamo e faccio vedere, dopo aver mostrato la spiaggia del Garden Lido, quella che invece è la zona riservata al ristorante. Ah, arrivo e raggiungo Marco, raggiungo il nostro grande Marco, che è uno dei responsabili, anzi il responsabile del Garden. Perfetto. Marco, buonasera. Buonasera. Mi sa che stavolta è la volta giusta, speriamo. Intanto buonasera. Accompagnami un po' all'interno del ristorante, prego, ristorante prego, storico, prego. Ovviamente. Siamo in fase storica di preparazione, sì, per immagino. La serata. Sì. Avete poi, insomma, tu hai la fortuna di avere una moglie cantante, lirica, professionista. Grazie, sì. Ogni tanto organizzate anche con tua moglie qualche bella seratina. Sì, ma abbiamo anche due appuntamenti fissi la settimana con Pinoletto e Nino Carta. Questa sera benissimo. C'è Nino Carta che canta e ci allieta.
con la sua musica. Posti, quanti ne facciamo? Siamo intorno ai 130 posti. Perfetto, quindi molto grande, comodo, spazio, sì, hai preferito lasciare molto spazio tra i tavoli, per dare modo comunque tranquillità a tutti di scegliere. Ristorante, pizzeria, cos'è che va per la maggiore secondo te? Guarda, la pizza ormai è una tradizione, ma anche il ristorante sta andando bene, a base di pesce ovviamente. Ah, ovviamente, cerchiamo sempre di dare il top e fresco soprattutto. Certo. Ringraziamento alla tua famiglia, ai tuoi collaboratori, sempre al tuo fianco. Grazie a te per questo appuntamento fisso, che ormai facciamo da anni, una tradizione come abbiamo sempre assolutamente detto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Le cose buone non vanno mai abbandonate secondo me. Assolutamente. Poi quando portano fortuna ancora meglio. Speriamo di poterlo fare per diversi anni. Lo faremo. Devo vedere se reggo io magari. Ma anche io sono più grande quindi. No, siamo lì. Grazie ancora Marco e buona estate. Grazie a te, grazie a Studio 97. Grazie ancora. Quindi questo è il Cardellino ristorante, lo facciamo vedere un attimino e poi salutiamo, ovviamente terminiamo quest'altra diretta, un'altra giornata in cui Radio Studio 97 vi ha raccontato un altro bel lido di Crotone. Saluto, vi lascio la buona serata amici, ancora buon divertimento, salutiamo anche un po' la squadra, dai cuochi, dal cuoco, chef, pizzaioli e ragazzi, buon lavoro per stasera ragazzi. Grazie, buon divertimento, salutiamo, ciao ragazzi. A tutti buona serata, al prossimo